lasciando senza muro Brunegno. Osmani sulla prima pipe di Osmani. Zani ancora, morbido sul lancio del cerco per Atanasievic, l'attacco da Atanasievic, il punto per la Lupe, perché credo abbia preso l'asta, No, adesso Ines sta controllando, guarda. Guarda, le mani di Leal sono entrate perfettamente, però secondo me ha toccato il battle, poi è andato, vediamo un po', esatto, questa bisogna vederla questa, Mauro, dalla netcam, perché il contatto è stato talmente ravvicinato. Sentiamo Gnani. Bruno. A chi è successo? Suggestiva questa. È bella questa cosa. Nuova grafica, mettiamola così. Bravi. Della Coppa Italia si sta sperimentando tanto anche in questa del Monte Coppa Italia. Ricordiamo che ogni time out, ogni fine set sono solo due minuti. Guarda un po'. Entra dentro con quelle mani. Allora la mano. No, non c'è. Io pensavo addirittura l'asta di Dececo, da parte di della sera. Allora sembra che la mano sinistra abbia comunque portato un angolo incidente chiudendo quella traiettoria e poi il Bata schiacciando l'abbia ritoccata. Ma ora bisogna vedere, perché c'è Roberto Giannino che ce la farà rivedere. Adesso l'abbiamo rivista, difficile. È difficile da vedere, rivediamolo. Eccolo qui il video check. Il tocco dell'antenna non c'è stato, quindi. Ah, perfetto! Oh, c'è! Quindi il muro di Leal ha toccato la banderuola, la bandella che tiene l'asticella. Ma perché l'ha ritoccata? No, il muro tocca l'asticella. Sì. Attimi di tensione qui, Cesare sta cercando ovviamente di lasciare gli allenatori in disparte. Sentiamo De Cecco, adesso stanno Stefano Cesare con Enen a discutere. Apriamo il primo arbitro. Chi è il capitano? Luciano De Cecco. Mi spiegate cosa è successo? Allora. Cosa è successo? Mi spieghi? Aspettate, chiudete adesso per cortesia, perché stanno parlando gli arbitri, adesso sta parlando con Cesare. Enen, un po' di confusione. Sentiamo De Cecco. 17 centi per loro. C'è De Cecco con Gnani, che ovviamente dice a Bitalainen di stare calmo, che c'è il capitano. Ragazzi, stiamo tranquilli un attimo. Sì, lo so. Aspettiamo che facciamo. Lainen, deve stare Lainen. Ci sei già tu che. Ma fai il cartellino di Bitalainen. Adesso. Calma. Però Lainen sta continuando. Dai. Cecco chiaramente chiede ai propri compagni di stare calmi, è lui che può parlare, solo lui può parlare con il 17-16, adesso calma, però viene 17-16, lo dico io. Vai. Si prenderà un giallo, eccolo qui, se l'è preso. Allora, quello che abbiamo visto noi, Maurizio, è la parte finale. Sì. Quello che sostengono gli arbitri, come abbiamo anticipato in telecronaca, perché tu non aspetti, no, perché tu non aspetti, quello è giusto. Sentiamo Gnani, per piacere, aprite il microfono. Allora, è andato prima ha toccato lui e poi dopo è andato in invasione. Ha detto così, mi hanno confermato questo. Hanno confermato quello che abbiamo commentato grazie al nostro Chris Safi. Cioè, l'attacco di Atanasevic ha preso la mano. Guarda, eccolo qua, guarda. Ecco la mano di Atanasevic. Dopo la mano di Atanasevic, la palla è finita nella banderuola dell'asta.